Nella vicenda della Gerusalemme liberata, narrata da Torquato Tasso, viene dimostrata la complessità psicologica del personaggio di Erminia, principessa pagana innamorata di Tancredi. Nella fuga imprevista, per sfuggire all'inseguimento dei cristiani, ella è sbigottita e angosciata, disperata e timorosa, infine malinconica e fiduciosa davanti alla serenità del vecchio pastore, che incontra sulle rive del fiume Giordano e della umile vita che conduce. Anche se vi è una varietà emotiva e psicologica, prevale sempre un dato che rimane costante, l'incapacità operativa ed eroica. All'interno di un poema cavalleresco, infatti, Erminia non è altro che un ospite spaesato. La donna rappresenta così una critica fortissima del mondo guerresco, in quanto portatrice di una logica di fede e di amore, e per lo più ignara di violenza. La sosta tra i pastori costituisce per Erminia il raggiungimento della meta ed il coronamento della sua inefficacia operativa. Nell'episodio che si apre nel canto settimo, inoltre, si incontra la critica da parte di Tasso alla corte, espressa dal mondo pastorale. Il ritiro pastorale contiene in realtà un segreto di significato utopico, allude cioè ad una dimensione non inquinata dai conflitti. Importante è la funzione di Erminia nel sistema dei personaggi. Ella fa parte del triangolo erotico, creatosi poiché ama Tancredi, che a sua volta ama Clorinda, ma non riamato da quest'ultima. Travestendosi con le armi di Clorinda, Erminia inganna la sorveglianza cittadina e viene inseguita da Tancredi poiché è divenuta in apparenza la donna amata. Questo gioco di specchi, di equivoci e di fatalità condurranno ad una tragica fine. Tancredi non riconoscerà la donna amata, la quale è celata sotto altre armi, e per questo la sfiderà e la ucciderà.